tocca i miei occhi perché io veda. Cristo risorto, buona giornata cari amici. Vi saluto oggi da un paesaggio innevato qui a Strona, ma un luogo dove voglio comunicarvi una buona notizia, che è quella della parola di Dio. Oggi insieme leggiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 8, dal versetto 22 al versetto 26. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero a Betsaida e li condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?» Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio». Amen. Carissimi, oggi in questo capitolo 8 troviamo una nuova guarigione da parte di Gesù. Nel capitolo 7, se ben ricordate, qualche giorno fa abbiamo ascoltato la guarigione di un sordomuto. È avvenuto nelle parti di Tiro e Sidone, quindi fuori dalla Galilea, e in quel giorno Gesù ha toccato gli orecchi e la bocca di questo sordomuto dicendo: «Effata». Ecco che invece oggi gli portano un cieco pregandolo di guarire. E vedremo che la guarigione che è accaduta a questo cieco è molto simile a ciò che è accaduto al sordomuto, proprio perché Gesù interviene, proprio perché questo racconto, questo fatto è pedagogico per la nostra fede. Innanzitutto perché Gesù lo porta in disparte, quindi vuole avere con lui una relazione personale, vuole donargli di sperimentare l'amore di Dio Padre, la sua presenza, la sua guarigione. Dice, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, in realtà questa forma, come è stata tradotta in italiano, è molto leggera. In greco si dice dopo avergli sputato sugli occhi. Si parla proprio del verbo sputare. È molto forte. Noi dopo l'abbiamo condito un po' romanticamente, gli ha messo della saliva. Ma perché questo comunque era un gesto, lo sputare, che oggi invece vediamo in un modo anche molto degenerativo, ecco, una forma chiaramente non bella, ma aveva un'efficacia terapeutica. E nel contesto non solo semitico, ma anche greco. Ecco che Gesù gli sputa sugli occhi, gli impone le mani e gli dice: «Vedi qualcosa?» E questo cieco dice: «Sì, mi sembra di vedere la gente, cioè come degli alberi che camminano». Poi Gesù impone di nuovo le mani e sugli occhi e poi lui fu guarito e vedeva distintamente ogni cosa. Allora la prima domanda che sicuramente è sgorgata dentro ciascuno di noi oggi ascoltando questo brano: perché Gesù opera la guarigione in due tempi? Forse è scarico di batterie? Forse non ha quell'efficacia Gesù? Come mai oggi ci vuole due volte che prega e non una sola? Guardate che l'Evangelista Marco, anche se è secco, concreto, subito, ma in realtà è molto profondo. Perché anche qui, come per quanto riguarda l'episodio della guarigione del sordomuto, Marco sta scrivendo per una comunità pagana, che veniva da un paganesimo e si stava avvicinando a conoscere Cristo, e sta scrivendo in un modo pedagogico, catechetico potremmo anche dire. Lo sappiamo che il Vangelo stesso di Marco, e lo vedremo
domani e dopodomani, si divide in due parti. La prima parte, un Gesù che si manifesta, tutti lo vedono, ma ancora non hanno capito che è proprio il Cristo. Tanto che ieri abbiamo ascoltato le parole che Gesù diceva ai suoi discepoli: avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, io sto operando miracoli e ancora non avete capito chi sono io. E gli farà la domanda: chi sono io per voi? La seconda parte del Vangelo, Gesù si manifesta fino nella passione, alla morte, quando Gesù è veramente il Figlio di Dio. Amen. Allora, in questa guarigione vediamo queste due fasi, ma è la stessa fase dei discepoli e oserei dire è anche la stessa nostra fase di quando noi ci avviciniamo a Dio, ci avviciniamo a Gesù Cristo. Abbiamo sempre due fasi nella nostra vita. La prima fase è quella di conoscerlo, ci parlano di lui, chi è Gesù, chi è Dio, che cosa ha fatto. Pensiamo di conoscerlo, ma in realtà, come questo cieco, vede un po', pochino. Ha bisogno di una nuova imposizione delle mani. Gesù l'ha detto a Nicodemo, Giovanni 3, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il filo dell'uomo, non può capire queste cose. Abbiamo bisogno di, potremmo dire, una seconda rinascita, un secondo momento della nostra fede, dove se la prima fede è stata molto pedagogica, molto soft, la seconda deve essere proprio un incontro personale, concreto con Gesù, dove io non dico agli altri: Cristo è risorto, Gesù vive, ma non ci credo nemmeno io. Così me l'hanno detto, così hanno detto quelli di Strona, quelli della Coinonia. No, così mi ha detto Padre Luca. Io devo aver fatto questa esperienza. E Marco sta parlando di quello, i discepoli ancora non avevano fatto esperienza di un Gesù Signore, Salvatore, Dio, e i loro occhi ancora non lo riconoscevano. Ecco che cosa Marco ci vuole dire in questa guarigione in due tempi. Noi, nel nostro cammino di fede, abbiamo bisogno di incontrare sul serio Cristo. Tocca i miei occhi perché io veda. Questo è lo slogan che vi voglio lasciare oggi. Siamo noi che diciamo a Dio: tocca i miei occhi. Signore, ho già fatto alcune esperienze di te. Ho studiato il catechismo. Mi hanno insegnato, mi hanno parlato della fede. Vado in chiesa, faccio le mie preghiere, ma ancora non vedo distintamente come questo cieco che tu hai guarito. Ho bisogno di vederti distintamente nella mia vita. Allora chiediamolo, fratelli e sorelle, perché il cristiano non può rimanere un cieco sanato a metà. E molti cristiani sono così. Conosco Dio, conosco sì, non lo so. Siamo perplessi, siamo depressi, siamo scoraggiati, siamo tristi, ma colui che ha ricevuto la seconda imposizione da parte di Gesù sugli occhi vede bene e sa che non c'è più posto per la depressione, per la disperazione, per lo scoraggiamento, perché Cristo è la nostra forza. Amen. Allora vi invito, fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo, invochiamolo nella nostra vita e diciamogli: vieni Spirito Santo, vieni oggi, manifestati a ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di te, Spirito Santo. Io ho bisogno di un nuovo incontro. Riconosco di essere un cieco guarito a metà. Ho bisogno di una nuova esperienza affinché i miei occhi possano vedere la presenza di Cristo, affinché il mio cuore si possa afferrare a questa risurrezione di Gesù, affinché io possa essere davvero slanciato nella mia fede. Questa fede
che mi aiuta insieme ai fratelli e sorelle della Chiesa, della comunità, di annunciare, mi aiuta a proclamare, mi aiuta a confermare che tu sei il Signore della nostra vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, che il Signore vi benedica e vi doni di fare esperienza viva anche oggi di Lui, soprattutto un nuovo incontro personale. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata. Ciao. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe. Guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.